Carissimi amici del sito cittadinovara.com, buongiorno a tutti. Oggi da Cornarello in provincia di Milano, chiamati per una mostra di modellismo, esattamente la 19ª mostra di modellismo del comune di Cornarello. Siamo nella palestra, adesso andiamo a sentire i diretti interessati. Buongiorno a tutti, io sono il presidente dell'Associazione Modellisti di Cornarello. E questa è la 19ª edizione della mostra che facciamo qui ogni anno per la festa, in occasione della festa del paese, e c'è una serie di gruppi che espongono più espositori singoli per un totale di 40-50 persone. La tipologia dell'esposizione è di genere vasto, cioè va dal modello statico a quello navale, al figurino di soldato, a navi, treni, plastici ferroviari, diorami ferroviari e quant'altro. In questo contesto della nostra mostra vengono espositori, diciamo prima di tutto che non è una mostra competitiva. Abbiamo mantenuto tutti questi anni, ormai in 19 anni, a completamente gratuita per tutti gli espositori, per chi vuole partecipare. Questa mostra si possono, come ha già detto il presidente, vengono esposti treni, auto, macchine, modelli militari, di qualunque cosa, anche qualche modello di vecchi giocattoli d'epoca. Poi gli intenzionati possono anche richiedere all'espositore informazioni varie. Vengono da vari paesi del circondario, abbiamo anche il gruppo che questa volta purtroppo per inconvenienti di salute non sono potuti venire da Pandino, altri sono qua di San Martino di Bollate, da Vigevano, da Milano e tutto ciò, dai. Sì, vogliamo aggiungere che diciamo questa manifestazione è autofinanziata dagli sponsor, quindi la Proloco o il comune di Cornarello non grava sui bilanci di queste associazioni. Inoltre diciamo che c'è un flusso mediamente di 5.000-6.000 persone, perché è abbinata al discorso della sagra paesana che coincide con la nostra mostra. Quindi noi siamo lieti che in 19 anni abbiamo sempre avuto un grande, nel nostro piccolo, successo e riscontro di pubblico. Ripetiamo, non è una mostra competitiva, quindi saremo lieti se l'anno nel 2014 chi vede questa intervista voglia aderire per migliorare e vedere di ingrandire sempre di più la partecipazione del pubblico. Martino, degli amici modellisti San Martino di Bollate, e sono anni che partecipiamo con soddisfazione alla mostra degli amici di Cornarello e come ogni anno la qualità è sempre buona. Speriamo solamente che duri, ecco, perché in questi ultimi anni il modellismo statico fa un po' fatica. Nel senso che i giovani non sono più attratti a quello che è lo statico, sono più attratti al dinamico, a quello che si muove. Perciò per avere nuove generazioni, nuove leve, contiamo molto in queste belle manifestazioni. E speriamo che duri.